Ragazzi, scusate, ma qui sapete benissimo che a Roma la battaglia è molto dura, quest'anno, anzi, addirittura una campagna elettorale così forte e così aspra non si era mai vista, lo dico sinceramente. Siccome oggi la chiusura, veramente da questa mattina, cioè di un mese che facciamo oggi, in particolare, però non potevo assolutamente mancare, perché qui c'è Umberto che è un amico e quindi ci tengo in particolar modo. E vi dico sinceramente che non potevo concludere tutta la campagna elettorale senza venire da Umberto. Grazie. E siccome è veramente un amico, Umberto, e qui siamo praticamente a casa sua, io credo che non sia necessario raccomandare di votare Umberto, mi sembra ovvio. Grazie, non è che ne prendi troppi dei voti, però sono invidiosi che tu qui prendi un sacco di voti e qualcun altro invece ne prende di meno da altre parti. No, perché può essere pure così, eh? Comunque complimenti, perché è una cornice meravigliosa. Però vi posso dire una cosa, e qui prendo un impegno davanti a tutti quanti. Non so se per fortuna o per purtroppo, io sono relatore nella commissione ECON del Parlamento Europeo, ECON sta per economia e affari monetari, e sono relatore del famoso Recovery Fund, e anche quello mi è costato molte notti, anche perché non è finita, anzi adesso entriamo nella fase operativa. Allora io mi impegno, se Umberto, ma il se lo diciamo per scaramanzia, va bene? Siccome voi sapete che ci dovrebbero essere dei fondi supplementari con questo benedetto Recovery Fund, oltre a quelli già programmati tutti gli anni che non riusciamo mai a prendere, perché sappiate che l'Italia è campione nel mondo nel non prendere fondi europei, nonostante noi siamo contributori netti, cioè diamo più soldi di quelli che prendiamo indietro. Questa volta purtroppo, per la pandemia ovviamente, c'è la possibilità veramente di poter usufruire di fondi aggiuntivi particolarmente sostanziosi. Però bisogna saperli prendere, bisogna proporre dei progetti validi, altrimenti, scusate la battuta, non si prende una lira. E siccome purtroppo sappiamo la burocrazia, quello che è, però mi impegno con Umberto che quando sarà il primo cittadino di Vitorchiano, ci mettiamo seduti e proponiamo dei progetti conformi a quello che chiede l'Unione Europea per portare a Vitorchiano un po' di soldi. Va bene? Oh, e sarebbe pure ora finalmente, no, perché siamo campioni d'Europa a calcio, però a fondi europei siamo gli ultimi. Cerchiamo di riportarli a casa. Allora, siccome c'è la volontà e c'è anche la capacità questa volta di portarli, ci mettiamo e vi do la parola d'onore che con Umberto qualche cosa si porta. Va bene? Facciamo così. Grazie Antonio, sono veramente contento che... Anche perché mi sono impegnato e poi dopo mi venite a casa a cercare, quindi è un impegno forte da parte mia, però con Umberto questo ed altro. Grazie veramente, credo che Vitorchiano sarà entusiasta, perciò continua il lavoro anche se da martedì saremo chiamati a cominciare a lavorare in Vitorchiano. Ringrazio per la venuta qui dopo una giornata, anzi sono giorni che ti stai impegnando non solo a Roma ma in tutto il Lazio, e chiudere la campagna elettorale a un comune vicino Viterbo con grandi risorse turistiche e una promessa del genere non poteva essere di meglio. Grazie Antonio. Quindi ve lo dico sinceramente, guardate che piacere me lo fate voi a me, perché venire a Vitorchiano è una meraviglia, io la conosco Vitorchiano, è un gioiello, quindi il fatto di venire qui sono io che ringrazio voi. Grazie, e approfitto per salutare di nuovo tutti voi, e lavoriamo fino a lunedì alle ore 15 per fare in modo che noi... Tra la gente sarà il primo partito a Vitorchiano. Grazie a tutti voi.